Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la J'Experience Academy, realizzata da Planet Italia in collaborazione con Hexagon Geospatial e nell'ambito di un ciclo di webinar che abbiamo avviato quest'autunno per condividere le novità sul mondo Hexagon Geospatial e le soluzioni software che consentono di gestire al meglio le nuove risorse disponibili nell'osservazione della Terra. Per realizzare servizi geospaziali per rispondere alle esigenze degli utenti. Questi sono anche degli appuntamenti che noi organizziamo per condividere con gli utenti dei dati di osservazione della Terra le novità e gli spunti più interessanti in termini di innovazione in questo settore. L'appuntamento di oggi, infatti, tratta di un aspetto che è molto interessante e innovativo, appunto, che è quello dell'estrazione di nuvole di punti da coppie stereo di immagini satellitari ad altissima risoluzione. Viviamo oggi in un contesto in cui i satelliti che sono in orbita intorno alla Terra forniscono dati con altissima qualità e altissima risoluzione dal punto di vista spaziale, quindi in termini del livello di dettaglio che si riesce a ottenere con questi dati, ma anche dal punto di vista temporale e quindi con attenzione alla velocità di rivisita di questi satelliti. Oggi quello che vediamo è come dall'immagine ad altissima risoluzione spaziale, grazie alla possibilità che questi satelliti hanno di acquisire immagini anche in stereoscopia, possiamo estrarre dei modelli 3D molto molto definiti. E questo è essenziale quando si tratta di realizzare applicazioni per la generazione di mappe, per il monitoraggio ambientale, per fare analisi geospaziale in generale sul territorio, perché bisogna progettare delle infrastrutture, bisogna monitorare lo stato per esempio, dei lavori in aree che magari sono lontane geograficamente da noi. E quindi il fatto di poter utilizzare satelliti che sono sempre costantemente in orbita attorno alla Terra per fare dei rilievi, per produrre questi dati ad altissima risoluzione, è sicuramente un ottimo vantaggio. Quindi quello che vediamo oggi è come la tecnologia Hexagon Geospatial può aiutare a sfruttare il grande contenuto informativo di questi dati per realizzare, nello specifico, nuvole di punti ad altissima densità e modelli tridimensionali del terreno. Con noi oggi, ma anche qualche Yeah. settimana fa, in questo ciclo di webinar, Giuseppe Maldera, Salve a tutti, buongiorno. che si occupa del supporto tecnico preventivo sui software Hexagon Geospatial, che ha preparato questo tutorial. Ci tengo a dire che Giuseppe aveva preparato moltissimo tempo fa questo lavoro di organizzazione di questi dati e finalmente oggi realizziamo il sogno di una vita, che è quello di condividere con tutti Quasi, quasi. questo lavoro. Bene, cedo Ok, la parola a Giuseppe. ok. Andiamo avanti e vediamo un po' quella che è l'agenda del webinar. Vedremo le caratteristiche principali delle stereocoppie appunto satellitari e il flusso di lavoro tipico per l'estrazione dei dati. Flusso di lavoro che abbiamo testato con gli strumenti Hexagon Geospatial con una stereocoppia acquisita sulla città di Lisbona, una stereocoppia WorldView 3. Noi oggi vedremo assieme alcuni passaggi principali per ottenere, utilizzando Airdas Imaging e Imaging Fotogrammetry, una nuvola di punti a partire dalla stereocoppia, e tutti i passaggi sono invece dettagliati all'interno del tutorial che verrà fornito a tutti i partecipanti al webinar. Assieme al tutorial verrà fornito anche il dataset. Quindi, una volta visti assieme gli step principali, in ultima battuta vedremo alcune operazioni di editing sulla nuvola dei punti e un po' un'analisi dei risultati. Questa qui è la nuvola di punti che abbiamo ottenuto utilizzando questa stereocoppia WorldView 3 a 30 cm di risoluzione. Qui abbiamo un dettaglio del famoso ponte di Lisbona che potrete riconoscere meglio da questa immagine qui, un ponte in acciaio che appunto attraversa questo che stretto collega i due lati della città. della città. Allora, come
Come sicuramente saprete, la possibilità di derivare informazioni 3D da immagini che siano acquisiti da drone, aereo o satellite, è legata principalmente alla facoltà di identificare punti coniugati in immagini, quindi punti omologhi, almeno in due immagini, che sono appunto punti in cui uno stesso oggetto è ripreso da centri di presa differenti. Come si fa questo? Com'è possibile appunto ricavare informazioni 3D dalle stereocopie? Esistono due tipologie principali di acquisizione. Un'acquisizione che si chiama across-track è un'acquisizione nella quale le due immagini vengono acquisite su due orbite adiacenti. Questa modalità di acquisizione è tipica di satelliti. Come ad esempio il vecchio Landsat, quindi diciamo, era l'acquisizione utilizzata dai satelliti qualche anno fa. Invece i satelliti più moderni, come appunto il satellite WorldView 3, utilizza il secondo metodo di acquisizione, che è l'acquisizione a long track. Quindi le due o tre immagini, a seconda appunto dell'acquisizione, vengono acquisite sulla stessa orbita e questo permette di garantire una maggiore accuratezza geometrica. Questo è possibile grazie al fatto che il satellite, nel suo passaggio sull'area di interesse lungo l'orbita, può basculare il sensore, quindi veramente può fotografare la stessa area da punti di vista Differente. differenti. Infatti, ora Giuseppe ce lo dirà, questi satelliti possono acquisire immagini in stereoscopia, ma anche in tristereo, Tristeria. addirittura fare acquisizioni ripetute sulla stessa area, puntandola da diversi punti di vista diversi. Sì, in queste immagini, ad esempio, si vede un'acquisizione di tre immagini sulla stessa scena, per cui abbiamo due coppie di immagini, due o più coppie di immagini. Quali sono i principali satelliti che acquisiscono in modalità stereo? Qui abbiamo una tabella in cui abbiamo appunto tutti i nomi dei satelliti sulla colonna di sinistra e sulla destra vediamo la risoluzione, per cui abbiamo tutti i satelliti WorldView dall'1 al 4, qui il JOAI e il Pleiad e in ultimo Spot. Per quanto invece appunto riguarda Iconos abbiamo soltanto immagini di archivio, Ormai è morto, che è morte, purtroppo. quindi immagini comunque di archivio ad una appunto, risoluzione di 0,8 metri. In questa slide ho sintetizzato un po' la procedura, una procedura generica per la generazione di un DEM. L'ho presa da una pubblicazione che è indicata qui, che è molto interessante perché fa un po' una review di tutti i metodi possibili, quindi appunto, descrive in questo schema un po' una sintesi diciamo, del workflow tipico di una generazione del DEM. Per cui cosa si fa? Si hanno, diciamo, nel caso più semplice, due immagini, appunto immagini della stereocoppia, che subiscono una fase di pre-processing, in seguito alla quale c'è la fase di triangolazione, che può avvenire secondo due metodi principali. Il metodo rigoroso, se si conoscono tutti i parametri fisici appunto necessari a implementare il metodo rigoroso, o in alternativa si utilizza un metodo polinomiale RPC. Quindi una volta fatta la triangolazione si passa poi all'utilizzo di algoritmi di image matching che appunto riescono a ricavare da due punti, quindi correlando le due immagini e i pixel nelle due immagini, l'informazione di quota. In alcuni casi, in alcuni algoritmi, questa fase qua è preceduta da un ricampionamento epipolare. È un passaggio che permette di velocizzare poi diciamo, la fase di image matching. Una volta ottenuto il DEM, come vedremo anche oggi nel nostro esempio, il DEM che si ottiene non è mai perfetto, per cui, perché è chiaro, comunque nelle immagini diciamo, ci sono sempre dei punti magari che hanno delle informazioni leggermente differenti, eccetera. Quindi si fa una fase di editing sulla nuvola di punti, quindi magari una fase di filtraggio, diciamo, di cleaning della nuvola di punti, e che poi viene
viene seguito da una fase di analisi dei risultati, quindi un controllo, diciamo, dell'accuratezza, che viene eseguita utilizzando alcuni punti di verifica, quindi punti di cui si conoscono le coordinate, che vengono confrontati con il DEM che si è ottenuto, quindi si vede se appunto questi punti e il DEM, diciamo, se il DEM rientra in una certa accuratezza, che è quella prestabilita, diciamo, dal progetto o comunque dal workflow. È chiaro che in base alle immagini, alla risoluzione delle immagini che si ottiene, e anche in base alla disponibilità o meno di punti di controllo a terra, si hanno delle differenti accuratezze e tolleranze verticali, come vedremo in seguito. Come facciamo per implementare un workflow di questo tipo con gli strumenti Hexagon Geospatial? Lo strumento che abbiamo utilizzato è Erdas Imaging Photogrammetry. Erdas Imaging Photogrammetry è uno strumento che permette di elaborare immagini grezze acquisite con qualsiasi tipo di sensore, quindi immagini acquisite da drone, da aereo o da satellite, come in questo caso, e permette di appunto andare a processarle, quindi una serie di algoritmi fotogrammetrici, per ottenere delle ortofoto, il DEM, mosaico, eccetera. Per cui per ottenere, partendo dalle immagini grezze, delle immagini più accurate, delle immagini ortorettificate, immagini che possiamo poi utilizzare in un software GIS, in un web GIS, eccetera. Erdas Imaging Photogrammetry, lo strumento della fotogrammetria principale presente appunto nella suite Hexagon Geospatial, è completamente integrato in Erdas Imaging, per cui l'interfaccia di Imaging Photogrammetry è integrata in quella di Erdas Imaging. Questo è un grosso vantaggio perché questo permette di fondere in un unico ambiente di lavoro, che è quello di Erdas Imaging, tutte le informazioni che abbiamo sull'area. Quindi se abbiamo anche dati ancillari acquisiti con qualsiasi tipo di sensore e anche per implementare dei workflow complessi, come magari vedremo più avanti nella presentazione, è un grosso vantaggio. Quindi abbiamo un unico ambiente di lavoro dove possiamo fare tutte le nostre operazioni, dal pre-processing fino alla triangolazione e così via. Quindi questo qua è diciamo, il workflow che abbiamo visto prima, tradotto in linguaggio Imaging Photogrammetry. Quindi per chi utilizza già Imaging Photogrammetry sicuramente riconoscerà alcuni termini come quello di BLK. Quando andiamo a caricare delle immagini dentro Imaging Photogrammetry, creiamo un blocco fotogrammetrico, quindi un progetto fotogrammetrico che lui salva in un file DLK. Una volta importate le immagini, dobbiamo selezionare il modello geometrico, quindi capire con quale sensore quelle immagini sono state acquisite, quindi con le informazioni che noi diamo al software, lui farà tutte le operazioni di orientamento interno del sistema e così via. Andiamo a selezionare un sistema di riferimento, planimetrico e altimetrico. Se abbiamo dei punti di controllo, insieme ai punti di controllo, c'è un tool molto utile presente in Imaging Photogrammetry, che è quello per la generazione dei tie points, punti di legame. Cioè, quando abbiamo due immagini, ad esempio una stereocoppia, il software, tramite algoritmi di image matching, va a riconoscere alcuni punti omologhi tra le due immagini e quindi utilizza questi tie points per andare a migliorare la triangolazione, quindi andare a ridurre l'errore, quindi a posizionare meglio nello spazio queste due immagini. Quindi una volta inseriti i ground control points e i tie points, si passa alla triangolazione e quindi alla generazione del DEM. Tutti questi passaggi li vedremo poi praticamente nel software. Vediamo un po' come è organizzato, come sono organizzati tutti gli strumenti di Imaging Photogrammetry. Abbiamo detto che Imaging Photogrammetry è completamente integrato con Erdas Imaging. Infatti, in Imaging Photogrammetry sono presenti tutte le funzionalità di Erdas Imaging nel livello Advantage. E quindi c'è questo software di base, quindi Imaging Photogrammetry, questo nucleo di base, che permette di eseguire tutte le operazioni, appunto, dalla triangolazione alla ortorettifica di immagini multiple e fino alla generazione del DEM utilizzando un algoritmo che si chiama Hexagon
e ATE, quindi un solo algoritmo. Se si hanno esigenze specifiche per la generazione del DEM, c'è un add-on di Imaging Photogrammetry in cui sono presenti diversi algoritmi per la generazione del DEM, che poi vedremo più avanti. Oltre a AutoDTM, che è appunto lo strumento che contiene tutti gli algoritmi per la produzione del DEM, c'è Imaging Terrain Editor, che è un altro add-on di Imaging Photogrammetry che permette di editare in un ambiente stereo il DEM creato. Quindi andare a raffinare quello che è stato creato con le Creato procedure automatiche dal software. di software. Andiamo a vedere un po' più da vicino questo tool, Imaging AutoDTM, che come abbiamo detto contiene tantissimi algoritmi per generare delle nuvole di punti molto dense e modelli tridimensionali molto accurati. Vediamo quali sono gli algoritmi presenti in Imaging AutoDTM. In questa slide vedete, quindi questo è AutoDTM che contiene tutti questi quattro tool o moduli. Quindi abbiamo la possibilità, se abbiamo diciamo, una stereocopia o se abbiamo delle immagini, possiamo scegliere di utilizzare uno di questi quattro moduli in base alle nostre esigenze, che poi anche in base alle caratteristiche dei dati. Sarà più semplice capirlo avanti nel webinar. Quindi, il modulo ATE utilizza un algoritmo sparse matching. È un modulo che funziona molto bene con sensori a media risoluzione e che per il tutorial non ho utilizzato, perché per il tutorial ho utilizzato delle immagini WorldView 3, per cui ho utilizzato questi altri due algoritmi, il dense matching e il semi-global matching. Il dense matching, che è utilizzato da EATE, invece il semi-global matching è utilizzato da due strumenti che si chiamano Tridicon semi-global matching e X-Pro semi-global matching. EATE permette di produrre delle nuvole di punti molto dense, utilizza un algoritmo di correlazione proprio pixel a pixel con un rapporto 1 a 1 e ha il grosso vantaggio di poter definire delle strategie personalizzate in differenti aree dell'immagine, qui si hanno tantissimi parametri da gestire e poi è possibile personalizzare l'algoritmo in base ad esempio alla copertura del suolo. Quindi io ho una stereocopia che riprende magari una zona urbana, una zona boscosa. Posso andare a disegnare degli AOI e per ciascuna AOI andare a diciamo, costruire delle mie strategie. AOI sta per area Area di di interesse. interesse. Il semi-global matching. Il semi-global matching è probabilmente lo strumento più potente presente in AutoDTM perché permette di estrarre le nuvole di punti, cioè l'algoritmo che estrae le nuvole di punti più dense in assoluto di AutoDTM e elabora sia con immagini aeree, nel caso di X-Pro semi-global matching, che con immagini satellitari e il Tridicon semi-global matching, che è quello che ho utilizzato nel tutorial. Ha il grosso vantaggio di non lavorare, non è una semplice correlazione pixel a pixel, ma è una correlazione che tiene conto anche della texture. Per cui lui riconosce, ad esempio, se i punti sono tutti ricadenti in un unico oggetto, come ad esempio un tetto, cerca di forzare l'algoritmo e attribuire a quei punti, quindi ai punti appartenenti al tetto, una quota simile. Ha un grosso vantaggio anche che la rapidità di utilizzo, molto veloce, e ha pochi parametri da settare, per cui è molto semplice da utilizzare. Qui ho fatto un confronto tra una nuvola di punti acquisita con un LIDAR, un volo LIDAR, e una nuvola di punti ricavata con l'algoritmo semi-global matching. Qui ho un'immagine, vedete quanto è densa questa nuvola di punti, questa in particolare per l'esattezza è stata ricavata da immagini aeree, però diciamo, è possibile appunto dedurre che con algoritmi potenti come questi,
successivi possibili ottenendo un numero di punti che sono sicuramente equiparabili a quelle del volo LIDAR, probabilmente con dei costi Ridotti. ridotti. Chiaramente un rilievo LIDAR è molto diverso dal numero di punti che si riesce a Sì, ottenere dipende tutto questo ovviamente sistema, dalla dalla finalità. finalità e dall'ambito applicativo. Qui ho una breve tabella di confronto tra i vari algoritmi. Diciamo che uno degli svantaggi di IAT è quello che è un po' lento rispetto agli altri. Questo diciamo, svantaggio si può migliorare utilizzando il processing distribuito su più macchine, che è un'altra funzionalità molto utile di LS Mailing, per cui a chi utilizza IAT consigliamo di utilizzare il processing distribuito. Altro vantaggio di ATE è che posso produrre DEM, come vedete qui nell'ultima riga, in qualsiasi formato, quindi TIFF, LAS, eccetera, Terra Model, eccetera. Invece con il Semi Global Matching ho il vincolo di produrre soltanto LAS, quindi devo poi prevedere un ulteriore passaggio dopo la produzione della nuvola di punti per produrre il raster. Per capire un po', questa è una domanda tipica che ci fanno, che accuratezze si possono raggiungere con le stereocoppie satellitari? Quindi quale può essere la tolleranza verticale di un DEM estratto da immagini da satellite. Planetech in questo, quindi appunto nella produzione di DEM da immagini da satellite, ha una lunga esperienza, più che decennale, e lunga esperienza che è arrivata poi nella produzione di un prodotto specifico che si chiama appunto Preciso Z, che appunto è un prodotto che viene ottenuto elaborando immagini satellitari, quindi un DEM ricavato da immagini satellitari, a cui viene associato anche un mosaico ottorettificato. Per capire giusto un po' che accuratezze si possono arrivare, facciamo il caso di Preciso Z, quindi con il nostro prodotto, è possibile arrivare a una risoluzione del raster, quindi una dimensione del pixel fino a 50 cm e una tolleranza verticale fino a 50 cm. È chiaro che però questa tolleranza verticale del DEM dipende dall'accuratezza e dall'errore con cui sono stati acquisiti i ground control points. Per cui se l'errore dei ground control points utilizzati per la produzione del DEM è inferiore a 10 cm, è possibile assicurare una tolleranza entro i 50 cm. Ok, adesso abbiamo terminato questa prima fase appunto teorica e andiamo a vedere un po' i vari passaggi i principali passaggi che bisogna fare in LS Mailing Photogrammetry per estrarre il DEM. Utilizzeremo delle immagini World Vista, come abbiamo detto, quindi con una risoluzione nel pancromatico di 31 cm e 1,20 m più o meno nel multispettrale. Questo è un esempio di immagine World Vista, giusto per capire qual è la risoluzione, sono satelliti con una risoluzione veramente elevata. Questa qua è un'immagine ottenuta con il pan sharpening, per cui è a 30 cm. Ok, adesso aprirò il software e facciamo assieme i vari passaggi. Perfetto, questa qua è l'interfaccia di Imagine, come sapete. Per aprire un nuovo progetto fotogrammetrico è sufficiente cliccare qui in Context 3D, New Photogrammetric Project. Io lo vado a salvare all'interno di una cartella di lavoro, lo chiamo Webinar 01, giusto per riconoscerlo. Quindi una volta che abbiamo appunto salvato questo file di backup, come dicevo prima, dobbiamo andare a scegliere il modello geometrico. Quindi, dato che sono delle immagini WorldView 3, vado a scegliere appunto Rational Functions e gli dico WorldView RPC. Quindi utilizziamo
IRPC per diciamo, fare la triangolazione. Imagine presenta già precaricati i Sì, principali modelli tantissimi per modelli. i più diffusi sensori di osservazione della Terra. Una volta definito il modello geometrico, lui ci chiede di andare a definire il sistema di riferimento per il progetto, sistema di riferimento sia planimetrico che verticale. Utilizziamo questo che è di default, quindi QGIS 74, diciamo ok. Adesso, come vedete, una volta che abbiamo salvato e aperto questo progetto, Airdos Imaging automaticamente ci presenta quest'altra interfaccia, cioè questa interfaccia che è l'interfaccia di imaging fotogrammetry all'interno di Airdos Imaging. Vado quindi ad aggiungere le immagini cliccando sul tasto Add. No, sono andato. Vado quindi ad aprire le immagini, utilizziamo per l'estrazione del demo immagini pancromatiche che hanno una risoluzione appunto maggiore, quindi vado a caricare la prima immagine, poi vado a caricare la seconda immagine, proprio nell'ordine come sono diciamo, disposte nella cartella. Come vedete qui in Imagine Photogrammetry abbiamo in basso questa tabella che ci guida un po' nel processo, per cui vi dice guarda, ok, ho caricato le immagini, sono attive, vedete qui questa tabella in basso, ho costruito anche i file piramidali per la visualizzazione, eccetera. Mi manca l'orientamento interno. Quindi andiamo a cliccare su Interior Orientation. Sappiamo che appunto abbiamo il file RFC, per cui il software utilizzerà il file RFC sia per l'orientamento interno ed esterno. Fa l'orientamento anche esterno perché? Perché le immagini utilizzate, questo ho messo di dirlo prima, sono delle immagini World View 3 ortoredi, quindi hanno già diciamo, un posizionamento nello spazio che noi andremo a migliorare, sono già quindi, diciamo, posizionate correttamente, come adesso vediamo. Quindi io semplicemente gli do il file RFC, gli dico questo, per la prima immagine lui automaticamente riconosce il nome, quindi me lo attribuisce già lui in automatico, gli dico ok. Come vedete qui, nella tabella in basso, vi ha fatto già orientamento interno ed esterno. Quindi significa che le immagini sono già posizionate nello spazio. Quindi, infatti, se andiamo a sovrapporre al nostro blocco, andiamo ad esempio ad aprire OpenStreetMap, si vede che, diciamo, sono già posizionati, quindi c'è già un primo orientamento esterno che verrà ovviamente migliorato con la triangolazione. Andiamo a togliere la base, no? Mi ricollo queste due immagini. Quindi adesso abbiamo caricato le immagini, fatto orientamento interno ed esterno. Vado a utilizzare quella funzionalità di cui ho parlato prima, l'automatic point measurement, quindi la funzionalità di imaging photogrammetry che ci permette di creare tie points in automatico. Per questo blocco noi non avevamo ground control points, perché si tratta comunque di immagini demo, quindi utilizzeremo soltanto i tie points. Però è interessante vedere come questa procedura viene eseguita. Quindi semplicemente clicco su automatic point measurement. Adesso, come vedete, in basso a destra sta processando le immagini. Questo, diciamo, la durata in funzione del processo, però è appena finito. Quindi questo ci dice il numero di punti che ha trovato. Se vogliamo possiamo anche visualizzare un report per analizzare la qualità, diciamo, della procedura. Ma dato che i punti non sono molti, ad esempio, per questo esempio potremmo andare direttamente a visualizzare i tie points e andare quindi a capire se l'algoritmo ha funzionato bene o no. Quindi qui diciamo, possiamo andare a visualizzare in modo semplice tutti i vari tie points, se qualche tie points non
non ci convince, possiamo eliminarlo, fare quindi togliere la spunta active e in questo modo non verrà utilizzato dall'algoritmo di triangolazione. In questo stesso ambiente si vanno anche a inserire, volendo, dei ground control points, però noi in questo momento non ne abbiamo, quindi chiudiamo Quindi quello questo che si vedeva ambiente. da quell'immagine era la stessa scena vista da due punti di vista leggermente diversi, quello Sì, dell'acquisizione sì. stereoscopica del sensore, col sensore che riesce a tralasciare gli effetti che sono legati dal punto di vista dell'angolo di ripresa, ma individua correttamente punti omologhi sulle immagini che permettono di creare la correlazione tra le due scene. Tra le due scene, perfetto. Quindi, i type points, diciamo, dato che abbiamo poco tempo, per il momento li accettiamo come sono, però poi nel tutorial è specificato anche tutta, diciamo, la procedura per eliminarli o no. Per il momento noi li accettiamo e andiamo a lanciare il processo di triangolazione. Una cosa interessante che non devo dimenticare di dire è questo. Come vedete adesso, i type points non hanno coordinate. In X reference, in Y reference e Z non ci sono coordinate perché sono semplicemente dei punti di legame, non hanno le coordinate. Le coordinate invece verranno attribuite a questi punti una volta eseguita la triangolazione, che andiamo a eseguire. Quindi lui ha già eseguito la triangolazione, qui ci dà anche una misura dell'errore del processo, c'è cioè anche, possiamo produrre un report o insomma andare a capire un po' dov'è, che errore possiamo eliminare, eccetera. Per cui abbiamo tutti gli strumenti per analizzare, diciamo, per analizzare il processo, quindi che errore stiamo andando a generare. Una volta eseguita la triangolazione, possiamo andare a vedere nuovamente i punti. Triangolato. Sì, prima non avevo accettato, ecco perché non me ne avevo inseriti. Quindi adesso ho accettato con la triangolazione, lui ha inserito i punti, come vedete, i tie points all'interno del blocco. Per cui adesso se vado a vedere in classing point measurement abbiamo le coordinate. È grande il problema di decidere. Ok, quindi arrivato a questo punto abbiamo fatto tutti i passaggi principali, quindi abbiamo inserito le immagini, prodotto, quindi generato i type points. Abbiamo generato i type points. E quindi abbiamo eseguito anche la triangolazione. Questo processo, diciamo, questo è un esempio, però, diciamo, nella produzione, diciamo, ci sono tutta una serie di controlli su queste procedure per capire se appunto l'errore rientra nelle tolleranze accettate. Una volta che però abbiamo eseguito la triangolazione, possiamo passare alla fase successiva, quindi alla produzione, alla generazione del tema. Questo step viene appunto seguito utilizzando tutti questi strumenti di cui abbiamo parlato prima, quindi abbiamo EATE, ATE e i due semi-global matching. Per cui all'interno del tutorial sono descritti tutti i parametri. Proprio no, tutti i parametri da testare, per ciascun parametro è scritto a cosa serve, per cui poi con il tutorial, per chi avesse voglia, può approfondire ampiamente questa parte. Tutorial che manderemo per mail a tutti quelli che sono iscritti a questo Tutte webinar. quelle che sono scritte. Abbiamo quindi, in funzione dell'algoritmo da utilizzare, possiamo scegliere di utilizzare, cioè facciamo parte del tool EATE o il Triticon. In base a cosa si sceglie? In base ai dati da processare, e poi diventa anche un po', diciamo, automatico, in base anche alle caratteristiche diciamo, delle stesse immagini e della zona da elaborare.
appunto i nostri colleghi che utilizzano questi strumenti per la produzione. produzione di precisione Z, appunto, utilizzano appunto questo algoritmo molto spesso insieme anche in un workflow, a seconda della zona su cui magari vogliono più dettagli, a seconda delle caratteristiche, della morfologia, del territorio, eccetera. Comunque, apriamo, diciamo, giusto per avere un'idea dell'interfaccia, apriamo lo strumento EAPN, mi chiede di salvare il blocco. EAPN, quindi una volta che ho lanciato EAPN, si apre questa interfaccia che appunto si chiama EAPN Manager, mi permette di gestire tutto il processo di estrazione del DEM. Come abbiamo detto prima, uno dei grossi vantaggi di EAPE è quello di avere tantissimi parametri da settare, per cui permette veramente di fare di eseguire dei processi personalizzati andando a settare quelle che lui chiama strategie, che vengono definite in questo tool qua, strategie. Quindi qua in questo tool vedete tanti parametri che mi permettono di affinare l'algoritmo in base alle mie esigenze. Ovviamente una strategia costruita può essere salvata per essere riutilizzata in base, diciamo, ai vari lavori. Quindi, comunque, il processo, diciamo, gli step sono questi. Carico le immagini, vado a definire appunto le strategie in questo strategy manager. Una volta definite le strategie, vado a definire i parametri per il processing. Quindi qui posso andare a definire, ad esempio, il limite di punti che deve avere l'output, o tutti quelle, diciamo, una serie di parametri che mi permettono di ottimizzare il processo, di velocizzare. Una volta definiti anche questi parametri, posso andare a definire, quindi, diciamo, gli step principali sono tre: strategie, parametri del processo e poi output settings, in cui vado a definire le caratteristiche che avrà il mio output, per cui posso andare a scegliere se produrre solo un file LAS o un raster, un IMG. Quindi, come abbiamo detto, un altro vantaggio di EAPE è che può far generare, diciamo, DEM in diversi formati. Posso andare a eseguire già diciamo, un cleaning, diciamo, una pulizia sul DEM attraverso, diciamo, questi algoritmi di thinning. Ultimo, ma comunque sicuramente molto utile, è questo tab qua che permette di classificare il file LAS, quindi la nuvola di punti, quindi andare già a magari a dividere gli oggetti che fanno riferimento a edifici dalla vegetazione. Questo, diciamo, lui lo esegue sia, diciamo, attraverso andando ad analizzare le caratteristiche geometriche, quindi le pendenze, le quote, eccetera, che le caratteristiche spettrali, per cui per fare la classificazione noi diamo, oltre al file LAS, anche l'immagine multispettrale, per cui, diciamo, ad esempio nel caso delle WorldView 3 abbiamo 8 bande, per cui possiamo sicuramente fare un'analisi molto approfondita. Approfitto per ricordare, anche per rispondere a una domanda che ci è arrivata nel Sì. frattempo, che quando lavoriamo con immagini del satellite WorldView 3 o WorldView 4, che è stato lanciato un Sì. paio di settimane fa, lavoriamo con dati che possono avere una risoluzione spaziale fino a 30 centimetri a terra e la risoluzione nel pancromatico, quindi Sì. nella banda che ha la risoluzione più spinta, e poi nel multispettrale è di 1,20 m per le quattro bande del visivo, ma anche per le ulteriori quattro bande che sono la yellow band, l'infrarosso di soglia e le altre. Poi informazioni di dettaglio sulle caratteristiche delle bande spettrali sulla risoluzione sono disponibili sul sito web. Adesso magari Sì, in sì, sì, sì. chat posto il link a queste risorse. Quello che stiamo usando è un dato WorldView 3 sulla città di Lisbona, quindi in stereoscopia, con risoluzione Di di 30 30 centimetri. Per centimetri. il tutorial io ho utilizzato per la generazione del DEM soltanto il pancromatico. Poi ho utilizzato anche il multispettrale, uno step successivo che adesso vediamo assieme. Quindi abbiamo visto, diciamo, l'interfaccia principale di EAPE.
quindi tutti gli step per generare il DEM con EAPM. Andiamo a vedere adesso lo stesso passaggio, quindi una volta eseguita la triangolazione, come produrre il DEM con semi-global matching, semi-global matching. Semi-global matching, vado quindi su 3D con semi-global matching, ha il grosso vantaggio che ha pochissimi parametri. Qui vedete ho semplicemente due parametri che mi permettono di andare a definire il livello di dettaglio e anche di andare a fare un leggero, diciamo, filtro, quindi andare a rimuovere un po' di rumore, però ho veramente pochi parametri. Lui già riconosce che all'interno del blocco c'è una coppia. Come vedete qui, lui mi dice not, appunto not ready. Perché mi dice not ready? Semi-global matching ha bisogno di un passaggio intermedio che è quello del appunto ricampionamento epipolare. Questo passaggio semplicemente diciamo, lui si crea delle immagini e le ricampiona in modo tale da velocizzare il processo successivo. Per andare avanti, quindi si clicca su questa cella qui e lui fa lanciare, cioè ti dice se clicchiamo su OK, lui mi crea questi file intermedi e possiamo procedere. Siccome diciamo, ci vuole comunque un po' di tempo perché le immagini riprese sono abbastanza diciamo, sull'intera zona, con i tempi non ce la facciamo. Io ho già un altro blocco su cui l'ho fatto, per cui possiamo aprire quello. Faccio Clear View e apro l'altro progetto. Quindi se adesso vado in Generate e poi 3D con Semi-Global Matching, vedete qui ho Ready, con i parametri, ho utilizzato i parametri di default, qui vado a definire semplicemente l'output, e una volta che ho definito appunto questi parametri, posso scegliere se fare appunto Run Now oppure di andare a fare Submit, quindi andare a utilizzare le funzionalità di Batch, e di adattamento, quindi andare ad esempio a schedulare il processing, il fatturare, eccetera. Questo quindi semi-global matching è molto più semplice rispetto ad EATM e io adesso diciamo, vi mostrerò il risultato ottenuto con il secondo algoritmo, il semi-global matching. Quindi vado adesso a pulire tutta l'interfaccia di AirDAS Imaging, andiamo a caricare la nuvola di punti che ho ottenuto con insieme global matching. Quindi vi faccio vedere la nuvola di punti così come l'ha generata il software. Questa qui è la nuvola di punti, vedete è tematizzata a seconda della quota. Qui ho diverse opzioni, se faccio un'altra opzione lui me la darà tutta di un colore. È comodo vederla per il momento in questo tematismo. Qui vedete questi riquadri sono dovuti appunto all'algoritmo semi-global matching che va a dividere l'immagine in, diciamo, in sottoimmagini per velocizzare il processo. Per cui semplicemente quello che vedete è una densità maggiore nelle zone di sovrapposizione di queste sottoimmagini. Andiamo a vedere se vado a sovrapporre l'immagine di Lisbona, possiamo vedere quanto è densa questa nuvola di punti. Però vedete qui sul mare, che il mare comunque è sempre un oggetto, diciamo, difficile per questi algoritmi qua, perché ci sono le onde, ci sono qui, soprattutto dove c'è il ponte con il mare, ci sono un po' di errori, perché lui ha, diciamo, creato dei punti dove in effetti non c'era, diciamo, non c'è niente, c'è il mare. Io per cui ho fatto una prima operazione di editing, che è stata molto semplice utilizzando gli strumenti di Airbus Imaging, per cui questo è proprio il vantaggio che dicevo prima. Imagine fotogrammetry, non faccio solo fotogrammetria, ho tutti gli strumenti di Airbus e posso fare tutta una serie di operazioni che sono molto comode. Io cosa ho fatto? Mi sono creato con una semplice classificazione unsupervised, una
una maschera del mare. Qui vedete, semplicemente uno shape file che mi individua diciamo, tutta la zona di mare. Questo qua si fa con un semplice clic con Atlas Imaging, con una semplice lavorando sull'immagine sull'immagine satellitare centrale. satellitare, sull'immagine satellitare. Infatti, diciamo, giusto per chiarezza, posso aprire l'immagine multispettrale. Quindi vedete, questa è l'immagine che io ho ottenuto con il pan sharpening, quindi qui ho 30 cm più tutte le bande. Quindi 30 cm, ho 30 cm per tutte le bande del satellite 3 che mi interessavano. Quindi ho ricavato una maschera in modo molto semplice, con una classificazione. Vedete, sono riuscito comunque a evitare, diciamo, queste particolari basse, eccetera. Questo si fa in modo automatico con una classificazione non supervisionata. Che cosa ho fatto dopo? Ho utilizzato lo Spatial Modeler, che è appunto un ambiente di modellazione di Atlas Imaging, Che abbiamo abbiamo visto già ampiamente visto nei webinar in un precedenti. webinar precedente, in cui ci sono anche degli operatori per la gestione del numero di punti, che trovate qui in PointCloud. Ma che ho fatto? Ho attribuito a tutti i punti, della numero di punti ricadenti in quella zona di mare, una quota fissa. Una quota fissa che io ho letto ovviamente cioè ho letto le quote, ho fatto diciamo una media di quella che mi sembrava la quota più esatta e l'ho attribuita a tutti i punti del mare. Andiamo a aprire il modellino. Come vedete, un modellino molto semplice, qui fa semplicemente l'input della nuvola di punti, e qua uso questo operatore che è point cloud set constant elevation. Quindi lui mi dice: ho attribuito la quota 51 a tutti i punti sul mare. Ovviamente non è 0 perché il riferimento non è geoide, ma è l'ellissoide. Stiamo utilizzando come datum, come riferimento verticale, il QGIS 74. E gli ho dato lo shape file che ho ricavato dalla classificazione. Quindi semplicemente, una volta fatto questo passaggio, andiamo a vedere come la nuvola di punti si presentava. Questa è la seconda nuvola di punti, quindi è la stessa nuvola che abbiamo visto prima, semplicemente con, diciamo, ho eliminato il rumore sul mare. Andiamo a vedere un po' che tipo di informazioni abbiamo. Faccio un po' uno zoom sulla nuvola di punti. Qui vedete come effettivamente gli edifici sono stati ben individuati, ben rappresentati dall'algoritmo. Abbiamo un po' di rumore. Questo è normale quando si utilizzano, diciamo, questi algoritmi, un po' di rumore. Vediamo se riesco a enfatizzo la dimensione dei punti per visualizzare meglio. Questi punti che vedete qua, diciamo questi punti rossi, sono punti di rumore, cioè sono quote che sono state attribuite in modo errato. Come posso fare per rimuoverli in Atlas Imaging in modo rapido? Posso utilizzare lo strumento Profile. Vado a creare un profilo rettangolare. Vedete, io vado a visualizzare quindi questo oggetto, cioè vado a vedere il profilo di questo numero di punti. Qui vedo informazioni sugli edifici. Questo qua è il rumore che a me interessa eliminare. All'interno della toolbar point cloud ho questo strumento qua, quindi faccio select by polygon. Quindi vado a selezionare questi punti attraverso qui sul profilo e poi faccio su Edit li cancello. Quindi vado a rimuovere, diciamo, a rimuovere questi errori. Quindi in Atlas Imaging ho tutti gli strumenti. Una volta ottenuto la nuvola di punti Pulirla. per pulirla, posso farlo in modo manuale, in questo modo, o posso farlo anche in modo automatico.
utilizzando altri strumenti di cui parleremo diciamo, nelle ultime slide. Vediamo adesso l'ultimo passaggio interessante. Io diciamo, per avere una visualizzazione migliore, siccome la nostra nuvola di punti era ottenuta dalle immagini pancromatiche, come avete visto, non c'erano informazioni RGB, quindi non era era una nuvola di punti non colorata. Io che ho fatto? Ho utilizzato uno strumento di Airdas Imaging che adesso vi mostrerò per, tra virgolette, colorare la nuvola di punti. Come si fa? Semplicemente in Point Cloud Tools su questo Color Encode. Quindi qui gli dai il file LUT di partenza e il nome del file LUT in uscita, l'immagine da utilizzare, io ovviamente ho utilizzato l'immagine, diciamo una delle due immagini della stereocoppia, e ho detto anche che bande andare ad utilizzare per i tre canali RGB. Quindi ho ottenuto questa nuvola di punti, andiamo a vederla un po' più da vicino, anche sulla nuvola di punti posso andare ad eseguire lo stretching di questo grano, perché adesso ho le informazioni spettrali, quindi vedete quanto è densa. Con un altro istogramma, se ok, in questo qua. Andiamo ad esempio a vederla in 3D, giusto per avere un'idea un po' più chiara. Quindi posso cliccare su 3D View Show 3D e qui ho l'ambiente appunto 3D che mi permette di visualizzare l'angolo di punti. Ok, quindi lo vediamo qua. Posso ovviamente utilizzare gli strumenti, cioè con il mouse posso muovermi, quindi vedete come effettivamente abbiamo un altro dettaglio, magari posso andare a visualizzare un po' meglio, quindi vedete che dettaglio sono riuscito ad ottenere, siamo riusciti ad ottenere. In particolare si vede molto bene il ponte. Come vedete, la nuvola di punti è così densa che diciamo, i punti vengono caricati diciamo, un po' alla volta. Questo dipende ovviamente dal PC che stiamo utilizzando per la presentazione, però con PC e schede video più performanti si hanno delle performance migliori. Se adesso vado a visualizzare Questa è una cosa che Giuseppe fa, la io vabbè, stessa facciamo il webinar, ma nuvola di punti. sottolinea che vuole un PC più performante, no? L'ho capito, che non c'è No. bisogno che ogni volta per questa parte. Adesso vado a visualizzare la stessa nuvola di punti tematizzando per, diciamo, con la quota e si vede come addirittura siamo riusciti a individuare anche questi oggetti del fondo, quindi questi cavi metallici a distinguerli da tutti i punti adiacenti. Probabilmente erano questi cavi che avevano un po', diciamo, imbrogliato, se vogliamo, l'algoritmo per cui c'erano queste informazioni attorno al ponte. Però, come vedete, utilizzando gli strumenti di Airbus, è facile poi andare a migliorare la nuvola di punti. Questa nuvola di punti va, diciamo, in un workflow, diciamo, serio per la produzione, va ulteriormente editata con degli strumenti, diciamo, che fanno un po' di cleaning e eventualmente può essere trasformata in un raster. Per fare questo si utilizza lo strumento Terrain Prep Tool, Surfacing Tool, quindi si trasforma in raster, o se vogliamo le curve di livello, in curve di livello utilizzando il raster contour. Per cui abbiamo visto un po', diciamo, i passaggi principali. In questo webinar, a differenza degli altri, non abbiamo potuto fare tutti i passaggi perché comunque i processi fotogrammetrici, proprio per loro natura, richiedono Tempi di tempi di processamento più processamento lunghi. elevati. Però vi assicuro che il tutorial è molto dettagliato, per cui se volete potete approfondire quanto volete, è tutto interamente in italiano, ci sono tutti i dati. Quindi ricordiamo che alla fine del webinar, nei prossimi giorni, manderemo
un'email a tutti i partecipanti, gli iscritti, con i dati che abbiamo usato per questa sessione. Quindi ci sarà la stereocoppia su Lisbona con tutte le bande multispettrali, il tutorial in formato PDF che descrive passo passo le operazioni da fare, e naturalmente potrete richiedere a noi una licenza temporanea di Adobe Imaging con Imaging Photogrammetry per poter usare il Eseguire gli stessi software ed passaggi. eseguire esattamente gli stessi passaggi, passo passo. Perfetto, adesso chiudo la presentazione e passo nuovamente, cioè, chiudo Airbus e passo nuovamente alla presentazione. Andiamo quindi a concludere il webinar andando a vedere un po', diciamo, di argomenti che magari abbiamo accennato, che però è interessante approfondire anche semplicemente con una slide. Sì. Aspettiamo un secondo che sta arrivando Prova a il ricondividere. video. Sì, un secondo. Ma proviamo. Si vede? Ora Ok. sì. Allora, bloccato su questo. Non so se c'è solo un ritardo. Va bene, andiamo avanti, adesso si riprenderà. Dici? Sì. Ok, solo che mi serve le slide. Sì, un secondo che abbiamo un piccolo problema. Provo a chiudere la presentazione. Vediamo un po' se riusciamo a superare questo Sì. problema di refresh nella condivisione della presentazione. Non si muove, chiudiamo. Prova a condividere l'applicazione PowerPoint. Per qualche motivo non riusciamo a condividere l'applicazione Vabbè, PowerPoint. possiamo chiudere comunque. Abbiamo visto gli aspetti principali, Sì. abbiamo visto come eseguire tutti questi passaggi, diciamo, fotogrammetrici per ricavare a partire da una stereocoppia un DEM. Con il tutorial potrete eseguire nuovamente tutti i vari passaggi in modo tradizionale, cioè secondo dei wizard guidati, e quindi fare tutti i vari passaggi in modo manuale. Con gli strumenti che Airbus Imaging mette a disposizione, è possibile anche automatizzare questi processi fotogrammetrici, come abbiamo visto nel webinar sullo spatial model. Ci sono operatori per la fotogrammetria all'interno dello spatial model che permettono di automatizzare processi fotogrammetrici, per cui, come vedete, in questo esempio, visto che adesso è nuovamente attiva la presentazione, vediamo se ce la facciamo. Magari, Giuseppe, nel frattempo possiamo provare a rispondere a qualcuna delle domande che ci è arrivata, Sì. perché ci chiedono se il comando del tracciamento delle curve di livello permette di fare un editing cartografico sui dati. Sì, sicuramente con il Terrain Editor ci sono diversi strumenti per fare dell'editing molto accurato, perché vediamo se riusciamo a visualizzarlo. Comunque viene visualizzato il DEM prodotto, quindi
tu hai un ambiente in cui hai le due immagini stereo orientate correttamente e c'è il DEM spalmato su queste immagini con le curve di livello e puoi lavorare in un ambiente stereo per andare a editare le singole curve di livello, i singoli pezzi del DEM, diciamo, ovviamente con l'aiuto di una visualizzazione stereoscopica che permette di ottenere delle accuratezze molto elevate. Qui sicuramente il Terrain Editor sarebbe sicuramente diciamo, uno strumento adatto per questo tipo di editing e il sistema di riferimento può essere settato, sì, questa è una scelta che diciamo, si fa io per brevità, per semplicità. C'è una domanda che dice, il sistema di riferimento delle Z può essere settato per ottenere la quota geodetica invece di ellissoidica? Come sappiamo la quota può essere riferita al livello medio del mare, che è diciamo, il geoide, quindi solitamente sul mare è zero. Come abbiamo visto prima, invece avevamo una quota di 50 metri, perché il riferimento era l'ellissoide WG84. Si può, in fase di setup, cioè di costruzione del progetto, andare a definire qualsiasi tipo di sistema di riferimento anche per le quote, e quindi in quel caso avrei avuto le quote, quote diciamo sul livello del mare. Come dicevo, adesso è tornata la presentazione. Tutto questo che abbiamo fatto, che potrete fare in modo guidato, si può automatizzare. Per cui chi avesse esigenza di automatizzare questo processo su una grossa quantità di dati. Ci sono tutti gli operatori, come vedete in questa slide, e questi operatori permettono di automatizzare il processo, per cui addirittura posso andare a creare, cioè, con un singolo click, una volta costruito il modello, posso andare a creare direttamente la nuvola di punti con lo spatial modeler. Per cui questo permette di, cioè questo permette veramente di semplificare, di automatizzare il processo. Se io devo lavorare sempre con gli stessi dati e voglio automatizzare il processo, lo spatial modeler con gli strumenti per la fotogrammetria, con gli operatori per la fotogrammetria, in cui c'è anche, se vedete qui, Tridigon Semi Global Meshing, cioè l'operatore per estrarre il DEM, posso automatizzarlo. Altre informazioni che ci tenevo a lasciarvi. Abbiamo visto prima che l'editing della nuvola di punti si può fare in modo manuale con Airdas Imaging. Per eseguire invece un editing in modo automatico, un editing più accurato, soprattutto diciamo, in workflow magari complessi fatti con lo spatial modeler, può essere molto utile utilizzare lo strumento Lasso Tools. Uno strumento molto popolare, sicuramente ne avete sentito parlare, è una famiglia di strumenti, tools, che permettono di editare le nuvole di punti. C'è una versione di Lasso Tools per Airbrush Imaging, quindi come vedete c'è questa toolbar in Airbrush Imaging con tutti gli strumenti per fare, ad esempio, quello che avrei utilizzato, che diciamo, non ho avuto il tempo, ma avrei dovuto utilizzare, è il Remove Noise per rimuovere tutto il rumore dalla nuvola di punti, o anche per andare a diciamo, estrarre automaticamente il terreno e tutte diciamo, operazioni sui DEM. Questo è un tool aggiuntivo di Airdas Imaging che può essere diciamo, utilizzato per migliorare ulteriormente il workflow. Ok, io quindi ho terminato con questa slide. Ulteriori appunto, risorse potete trovarle sul nostro sito web o sul sito web di Hexagon Geospatial o sui vari canali appunto, YouTube. Per qualsiasi informazione e domanda aggiuntiva o se avete esigenze particolari potete scriverci a zotti@planet.it o maldera@planet.it o per richiedere delle licenze demo o se per un motivo X non avete ricevuto il tutorial o semplicemente per approfondimenti, scrivete a sales@planet.it. Io quindi vi ringrazio e vi do Io l'appuntamento. ho postato il link alla pagina web sul sito di Planetech, dove è possibile rivedere le registrazioni anche dei webinar precedenti per chi volesse riprendere quello che abbiamo presentato in precedenza.
dove è possibile scaricare anche i tutorial e i dati che abbiamo pubblicato in precedenza per utilizzare gli strumenti software. E c'è un'ultima domanda, Giuseppe, che ti giro, chiede se la pulizia dei rumori può essere fatta quindi sia manualmente che attraverso strumenti come la Stools. Sì, la pulizia dei rumori può essere fatta Endless Imaging, cioè ha diversi strumenti per la gestione del numero di punti. Si può fare ad esempio una classificazione, quindi, ad esempio tu puoi fare una classificazione e poi andare a rimuovere le classi che non ti interessano, quindi ci sono diversi modi. Quindi in modo manuale si può fare con Endless Imaging. Uno strumento proprio dedicato, cioè i tool, invece Last Tools, hanno degli strumenti molto specifici per il numero di punti, può essere utilizzato all'interno di Adders Imaging, quindi per farlo in modo automatico, ad esempio in un workflow completamente fatto con lo Spatial Modeler, io utilizzerei gli operatori di Last Tools assieme agli operatori di Adders Imaging, per cui questo, diciamo, permette di ottimizzare e avere anche delle accuratezze migliori. Per cui, poi tra l'altro, visto che il Last Tools non costa molto, Quindi per cui, facile. Sì. anzi, c'è diciamo, i Last Tools, c'è una parte dei tools sono open source, altri invece sono a pagamento o hanno dei limiti, per cui comunque potete installarlo se volete fare dei test e non ci vuole nessuna licenza. Quindi, per utilizzarlo diciamo, nelle fine funzionalità c'è bisogno di una licenza. Va bene, Giuseppe, io direi che siamo per i limiti di tempo, dobbiamo Sì. andare verso le conclusioni. Ok. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito questo webinar e anche l'intero ciclo di webinar che abbiamo realizzato da settembre ad oggi. Concludiamo per l'anno 2016 questo ciclo. Sicuramente l'anno prossimo avremo ulteriori appuntamenti. Devo ringraziare doverosamente i colleghi di Hexagon, Geospatial, Sara Tommasini, Emanuele Riccio che ci hanno aiutato a mettere in piedi, a mantenere questa organizzazione. Ringrazio tutte le persone che hanno seguito anche molto numerose i webinar precedenti e questo. E naturalmente l'appuntamento è tenerci in contatto attraverso i nostri canali social, i canali web e anche contattandoci direttamente. Sì, anzi, sarebbe interessante anche avere un vostro feedback, quindi capire anche, magari, per i prossimi webinar quali sono i temi più interessanti. Magari poi Interessante. cercheremo di, magari su una pagina web, dare la possibilità di scegliere il tema o anche sui social, su Facebook o su Twitter.